sono stati presentati a Popoli gli incentivi Next Appennino per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dai sisma 2009 e 2016. Next Appennino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal fondo complementare al PNRR per le aree sisma, con una dotazione complessiva di 1.780 milioni di euro, 700 dei quali per la maggior parte a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio. Centrale il ruolo di Unioncamere che, attraverso le Camere di Commercio, garantirà un presidio di orientamento ed informazione ai territori. Alle Camere di Commercio, oltre che ad Invitalia, è riconosciuto un ruolo fondamentale di informazione ed orientamento. I settori coinvolti dai finanziamenti saranno prevalentemente quelli di turismo, cultura, sport e partenariato pubblico e privato, con apertura degli sportelli dal 14 settembre e chiusura tra il 15 e 31 ottobre. L'obiettivo è quello di allocare bene le risorse a disposizione per creare occasioni di sviluppo e lavoro nel segno della sostenibilità. Giovanni Legnini, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. Next Appennino, il fondo complementare al PNRR, dedicato ai due crateri post-sisma, quello del 2009 e quello del 2016, a quattro regioni, all'intero Appennino centrale che ricomprende 183 comuni, è un programma che dà sostanza alla seconda gamba della ricostruzione, a quella appunto dello sviluppo, della rinascita di questi territori, del ripopolamento o del neopopolamento di questi territori. È un obiettivo che da molti anni viene invocato allorquando si verifica una catastrofe naturale. Non basta, quante volte lo si è detto, non basta ricostruire gli edifici e le infrastrutture, ma occorre rilanciare, determinare un percorso di rinascita. Ecco, questo programma finalmente vuole dare risposta a questa domanda. Il seminario di oggi che si tiene qui a Popoli illustra proprio in dettaglio l'iter che bisogna fare per poter accedere a questi interventi. Sì, ed è molto importante assumere informazioni, farlo direttamente sul sito Next Appennino, sul sito dell'Unioncamere, di Invitalia, del commissario Sisma 2016, leggere i bandi, sono 11 bandi, ciascuno dedicato a un obiettivo settoriale o dimensionale dell'investimento, e poi ci sarà anche a brevissimo il bando per le comunità energetiche in questi territori. Insomma, un programma molto ricco per fare che cosa? Per far sì che chi vuole investire, chi vuole determinare opportunità di impresa, di lavoro, di crescita in questo territorio, lo possa fare alle migliori condizioni possibili. Il regime di aiuti che abbiamo negoziato, oltre che con il governo, con la Commissione europea, è il massimo possibile concedibile. L'obiettivo è essere vicino ai territori. Unioncamere ha un radicamento territoriale che è quello noto, ha un rapporto costante con le imprese, con i professionisti, con le realtà territoriali, e quindi abbiamo voluto, oltre ad Invitalia, che è per legge il soggetto gestore delle misure per lo sviluppo, abbiamo voluto concludere questo accordo con Unioncamere, quindi con le Camere di Commercio, per fare in modo che queste misure possano vivere nei territori, il sistema camerale possa svolgere una funzione propulsiva, di accompagnamento, di stimolo allo sviluppo di questi territori. Quanto sono importanti questi eventi per far sì che queste informazioni arrivino ai soggetti interessati? Sono molto importanti, e questa è la ragione per la quale io e tutti i consulenti, i collaboratori partecipano a queste iniziative. Altre se ne stanno svolgendo non solo in Abruzzo ma anche nelle altre tre regioni, ed è tanto importante che noi abbiamo anche concluso un accordo con alcune delle fondazioni, delle associazioni più importanti che operano di rilievo nazionale, ma che operano su questi territori, per ulteriormente sostenere le misure, informare, accompagnare, sensibilizzare, perché abbiamo poco tempo, un tempo sufficiente per poter aderire a questi bandi, ma comunque relativamente ristretto.
un tempo che ci deve portare a far sì che le risorse possano essere assegnate entro quest'anno, questo dice il cronoprogramma varato dal MEF e noi stiamo lavorando per rispettarlo appieno. Uno dei temi importanti è stato anche quello della semplificazione proprio di tutto l'iter per poter accedere. Sì, abbiamo provato a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, anche derogatori, nel modo possibile per far sì che le procedure di accesso, tenendo conto dei tempi ristretti, fossero le più semplici possibili. Naturalmente si tratta pur sempre di progetti di impresa, di risorse finanziarie, di rispetto dei regimi di aiuto, si tratta di materie complesse che abbiamo inteso semplificare al massimo possibile. Ad esempio questa misura così importante sul partenariato pubblico-privato avrebbe richiesto, relativamente alla procedura di scelta del partner privato da parte dei comuni, un tempo lunghissimo che noi abbiamo fortemente concentrato utilizzando una procedura specialissima di selezione pubblica del partner per le iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico in questi territori. In un momento così difficile dell'economia del nostro territorio, questo potrebbe essere una boccata di ossigeno importante. E in primis va ringraziato il commissario Legnini che ha dato veramente una svolta alla ricostruzione post-sisma e in collaborazione in questo caso con Unioncamere si è fatto questo progetto, questi bandi di rilancio per le attività produttive dei territori colpiti dal sisma che sono delle occasioni irripetibili. Camere di Commercio, sempre Unioncamere, poi di cui noi Camere di Commercio ne facciamo parte, praticamente mette a disposizione tutta la sua organizzazione per il sistema produttivo. Oggi stiamo facendo questa ulteriore spiegazione perché ne abbiamo fatto già un altro il primo di agosto insieme alla consorella Camera del Gran Sasso e abbiamo anche in quell'occasione illustrato. Oggi è una giornata puramente operativa perché ci sono gli esperti di Unioncamere e di Invitalia che cercano di spiegare minuziosamente le difficoltà che ci sono anche nei bandi, perché purtroppo questi bandi c'è qualcuno che dice che sono complicati, però probabilmente non si potevano fare diversamente e allora l'impegno di oggi è proprio illustrare e chiarire se necessario per dare quella collaborazione utile a chi è interessato allo sviluppo. Valeria Giancola, dottore commercialista ed esperta Unioncamere, qual è l'iter che bisogna seguire per poter accedere a questi fondi e quali sono le tempistiche? Allora, l'iter da seguire dipende moltissimo se siamo in presenza di un soggetto privato o di un soggetto pubblico, perché per il soggetto privato abbiamo un iter più semplificato, visto che la volontà del commissario è stata quella di semplificare al massimo le procedure. È la prima volta che siamo in presenza di bandi senza dover chiedere i famosi tre preventivi. È la prima volta che si può presentare un bando mediante autocertificazione su tutto. I requisiti saranno valutati successivamente all'ottenimento del finanziamento, l'impresa aggiudicatrice dovrà dimostrare i requisiti che si è autocertificata. Questo è proprio volto alla semplificazione delle procedure, quindi basterà riempire la domanda che è presente sul sito di Unioncamere, accederci mediante SPID o attraverso una delega al professionista di riferimento, compilare i moduli e inoltrarli. Diciamo che è la prima volta che si è proprio in presenza di una semplificazione massima. E anche per quanto riguarda la platea dei soggetti a cui si riferisce il bando, siamo in presenza di un ampliamento di tale platea come mai visto prima. Se immaginiamo che un ente religioso può accedere a un bando, sicuramente è una novità che non si è mai visto. Un'associazione sportiva dilettantistica. Diciamo che il commissario con tutta la cabina di regia ha voluto promuovere veramente il territorio e far sì che questi bandi arrivassero a tutte le categorie.
Aspetto diverso riguarda il partenariato pubblico-privato. In questo caso c'è la possibilità della valorizzazione del territorio attraverso dei progetti che naturalmente dovranno essere a regime, attraverso la comunione delle società e delle imprese con gli enti pubblici. In questo caso naturalmente c'è qualche vincolo in più dettato proprio dalla tipologia del soggetto dell'ente pubblico, quindi per scegliere il proprio bando, ci sarà bisogno di fare un'evidenza pubblica col quale scegliere l'impresa che parteciperà al partenariato. I tempi, ci sono due macro temi, 14 settembre, 14 ottobre per le domande a sportello. Attenzione, soltanto per le imprese che hanno subito danni dal terremoto, quindi la platea, se volete, è ristretta. Dopodiché per tutte le altre imprese i tempi sono 14 settembre, 31 ottobre. Questo vuol dire che c'è comunque un mese e mezzo per presentare la domanda, non rileva il tempo in cui entro questo mese e mezzo viene presentata e ci sarà una gradatoria. Stesso discorso vale per il partenariato pubblico-privato. Moriondo Santoro, sindaco di Popoli, oggi qui nel suo comune si tiene un importante seminario di presentazione che illustra in dettaglio gli incentivi per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dai sisma 2009-2016. Sì, siamo. Intanto parto con ringraziare la Camera di Commercio di Chieti e Pescara perché ha accolto il nostro invito a spostare questo incontro, che è un incontro importantissimo, anche di solito si fanno sempre sulla costa, su Pescara, quindi portare questo incontro ai territori interni già è un bel segnale. I fondi complementari, stiamo parlando dei fondi complementari del PNRR per le aree del cratere 2009-2016 sono un grosso aiuto, un aiuto fondamentale. Parlo per il mio comune, noi stiamo facendo progettazioni per circa 15 milioni di euro, dei quali 4 milioni e mezzo circa, 4 milioni e 7 andranno in appalto entro il mese di settembre, più 10 milioni che sui quali lavoreremo, stiamo già lavorando a livello di progettazione, però sarà lo step successivo, quindi una grossa boccata d'ossigeno per i nostri territori che sono stati colpiti dal sisma e quindi hanno pagato lo scotto di questi eventi, quindi ripeto, ringrazio la Camera del Commercio, ringrazio tutti i partecipanti perché abbiamo capito anche che sono fondi che ci sono, però bisogna anche sapere bene in tempo e lavorarci in anticipo, prepararsi in anticipo per poter accedere, perché le cose da fare sono tantissime, quindi sapere cosa fare in tempo utile diventa basilare, diventa importantissimo e quindi questo incontro va in questa direzione. Abbiamo parecchi 6-7 progetti sulle varie linee di intervento, soprattutto su quelle della rigenerazione urbana, quindi faremo interventi sugli impianti sportivi come l'impianto sportivo al suo stadio Roberto Cerasa, rifaremo tutto il manto sintetico, copriremo la struttura del campo da tennis rifacendo il campo da tennis, un altro progetto riguarderà la piscina, un altro progetto riguarderà la riqualificazione di quella struttura che adesso è adibita a comune, ma successivamente sarà messa a disposizione della caserma della Guardia di Finanza. Un altro intervento riguarderà la torre piezometrica, quindi noi abbiamo una torre che è visibile da più parti, quindi riqualificheremo quella torre sopra la condotta forzata delle nostre centrali, perché Popoli ha la fortuna di avere due centrali idroelettriche di proprietà. Un altro intervento riguarderà invece il centro storico su via Giordano Bruno, dove riqualificheremo un'area che va nella direzione, è il primo passo della riqualificazione del centro storico, che è il progetto che abbiamo, diciamo, più importante che abbiamo messo nel nostro programma elettorale, e quindi è quello forse al quale tengo di più, perché è il primo passo che va nella direzione di riportare vita in un centro storico bellissimo nel nostro paese, che però è sfruttato a bassissime percentuali, diciamo così.
Su questi fondi del Next Appennino ci sono un paio di società grosse del nostro territorio che stanno preparando e portando progetti, e di questi li abbiamo anche condivisi, ci abbiamo lavorato insieme, quindi saranno progetti che ammontano a circa 30-35 milioni di euro, che fatti da privati in collaborazione con l'amministrazione daranno un altro input che va sempre verso il turismo e la ricezione del nostro territorio, che adesso ne ha bisogno con la ripartenza delle terme, con ciò che ha in mente la nuova proprietà delle terme di fare. Popoli potrà diventare davvero un paese termale, e per fare questo ha bisogno di tante piccole cose che vanno in questa direzione, e ci stiamo lavorando.